Il Signore viene, andiamo all'incontro, e il principe della pace. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve, dicono, è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono, ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Cari fedeli, parrocchiani e pellegrini, e voi tutti collegati con noi via internet, una storia dice che figlio e padre sono andati con un asino al mercato. Il padre era sull'asino e il bambino camminava a fianco. E le persone che li guardavano si meravigliavano. Quell'uomo forte è sull'asino e quel povero bambino va a piedi. Perciò il figlio si è seduto sull'asino e il padre ha continuato a piedi. Ma adesso la gente diceva: guardate, questo è terribile. Il ragazzo seduto e l'uomo anziano deve camminare. Non è da meravigliarsi che i giovani sono pigri se sono educati così. Dopo un po', quando l'asino portava tutti e due mormoravano: guardate che cosa questi cosa questi uomini selvatici fanno alla povera, al povero animale. Bisognerebbe prendere un bastone e picchiare tutti e due. Allora tutti e due hanno deciso di andare a piedi, camminando a fianco all'asino. Ma adesso la gente rideva e dicevano: tutti e tre vanno a piedi. Non sarebbe stato meglio se almeno uno non andasse a piedi? Alla fine, amareggiati per tutti questi rimproveri, padre e figlio presero un bastone, hanno legato l'asino e l'hanno portato via a casa. In quel momento la derisione era arrivata al culmine. Guarda i stupidi, invece di farsi portare dall'asino, loro portano l'asino sano. Quando sono arrivati a casa, il padre disse: non è nato ancora l'uomo che potrebbe piacere al popolo, ma non hanno mai portato l'asino al mercato, ma da soli portavano tutto dal mercato a casa. Se riflettiamo meglio, possiamo concludere che tante persone sono molto simili alla gente di questa storia. Gli piace criticare, decidere e concludere in fretta senza rifletterci. L'uomo molto facilmente ha le proprie conclusioni e soluzioni e poi comincia a cercare gli argomenti e approvazioni. È chiaro che così non può scoprire nulla di nuovo.
Se vogliamo imparare qualcosa, allora dobbiamo essere aperti all'insegnamento, pronti ad accettare ciò che non sapevamo, non concludere le cose in fretta. È una grande cosa nella vita non avere i pregiudizi, ma questo è anche molto difficile. Tutti noi abbiamo i nostri giudizi che abbiamo a base delle storie che non sono verificate o sono verificate in fretta. I psicologi dicono che il primo incontro è molto spesso il più importante. Da quell'incontro dipende come gli altri cosa gli altri penseranno su di noi. Anzi, i primi minuti sono decisivi, nei quali abbiamo un'impressione sugli altri, se si può credere a questa persona o no, se è simpatico o no. Inoltre, per avere un giudizio su qualcuno, spesso non dobbiamo nemmeno incontrare questa persona. Basta sapere chi sono i genitori, da quale famiglia proviene, che cosa fa, con chi è l'amico. E già possiamo mettere questo uomo nella nostra scheda. E anche se questo primo giudizio è negativo, sarà molto difficile che questo uomo ci diventerà un giorno simpatico, anche se non abbiamo nulla da dire. È molto difficile eliminare la prima impressione. Ma come ho già detto, i pregiudizi, anche se sono irrazionali, li incontriamo spesso. Ciascuno di noi ha alcuni pregiudizi, ha la propria immagine sulle persone, immagine che abbiamo creato a base della prima impressione. E una volta ho letto che per la prima impressione bastano soltanto 7 secondi, e questi primi 7 secondi, quando cominciamo a notare qualcuno, lascia l'impressione più forte. E l'immagine che abbiamo in quel momento non sarà mai corretta. L'uomo non deve farci mai del male, ma se ha fatto qualcosa contro le nostre idee, contro qualcosa che noi riteniamo giusto, sarà meta dei nostri giudizi. I pregiudizi presenti da quando esiste l'uomo, questi pregiudizi possiamo riconoscere anche nel Vangelo d'oggi. Gli scribi e i farisei sono convinti di essere giusti e non riescono a riconoscere i segni che hanno qualcosa da dire a loro. Il testo del Vangelo che abbiamo sentito parla del popolo di Dio che non è pronto a accettare qualcosa nuovo da Dio. Parla dell'uomo che non è pronto a sentire una ammonizione, un insegnamento. Parla del tentativo che ogni portavoce di Dio è disprezzato. Si trovano sempre i difetti soltanto per non dover ascoltare questa persona. Il messaggio di Giovanni il Battista si poteva riassumere in un versetto del profeta Isaia: preparate la via al Signore, raddrizzate le vie. Giovanni il Battista viveva nel deserto, mangiava poco, faceva penitenza. Ma loro hanno rifiutato la sua predicazione dicendo che non mangia e non beve e vive, e questo deve provenire dal diavolo. Non è passato tanto tempo, è venuto Gesù con un messaggio simile, con l'invito alla conversione. L'annuncio di Cristo, evangelisti riassumono in una frase che dice: convertitevi e credete al Vangelo.
Gesù si è comportato in un modo diverso dal comportamento di Giovanni il Battista. Non viveva nel deserto, ma nel suo villaggio. Andava alle feste. Si tratteneva tra gli uomini che non avevano una buona reputazione, ma il popolo e le sue guide hanno trovato la scusa per non ascoltarlo. Adesso dicevano che un mangione è un beone, un amico di peccatori molto conosciuti, e così tranquillizzano la loro coscienza, trovano la giustificazione per non ascoltare il messaggio di Dio, come fu allora, così è anche oggi. Anche oggi molti dicono che tutti i sacerdoti sono ladri, amorali, che ogni credente è ipocrita, soltanto per aver giustificazione, per non riflettere sulla propria vita, per non permettere che la parola di Dio verifichi il loro comportamento. Ma così accettano la moda d'oggi. L'uomo giudica la parola di Dio. L'uomo decide quanto è accettabile per lui ciò che dice Dio e non tenta invece di essere in conformità con ciò che il Signore chiede da noi. Rimane il fatto che la salvezza è offerta a tutti. Ma l'uomo, per arrivare alla salvezza, deve convertirsi e preparare la via al Signore. E questo chiede da noi impegno, lo sforzo. E perché uno si incammini su quella via, deve comprendere che ne ha bisogno di questo. Perciò la essere giusti, pensare di essere giusti, è una cosa molto pericolosa. Colui che nel peccato, nel profondo della propria anima, ha una voce, anche se sottile, che gli dice che non deve fare così. Gli dice che la via sulla quale cammina è sbagliata, e forse quell'uomo un giorno ascolterà questa voce. Ma colui che è sicuro, non vuol sentire la critica al suo comportamento, è tragico che proprio dottori della legge sono chiusi, non sono pronti a aprire il loro cuore a Dio e non vogliono comprendere di che cosa si tratta. Hanno messo l'ostacolo, un ostacolo che non può spostare nessuna approvazione e argomentazione. Dicono che dopo tante guarigioni avvenute a Lourdes, che erano autentiche queste guarigioni, Emile Zola, scrittore famoso francese, ha detto: possano guarire tutti gli ammalati in Francia, io non ci crederò. E questa è la durezza del cuore, nella quale l'uomo non cerca la verità, la bontà, ma segue la propria volontà. Ma questo non è la caratteristica dei tempi passati soltanto, lo è anche oggi. Era sempre così e credo che ci sarà così per sempre, finché Cristo non verrà di nuovo e non verranno compiute le parole nelle quali Dio dice: davanti a me si piegherà ogni ginocchio dei vivi e dei morti. Noi, per la nostra natura, supponiamo che scienziati sono più aperti alle cose nuove, perché tutto ciò che loro sanno dovrebbero almeno saperlo, e tanto poco confronto a ciò che dovrebbero sapere. Coloro che pensano di saper tutto non sono a posto con la testa.
Però vediamo anche eccezioni. Il messaggio di Dio è semplice ed è facile che anche i scienziati, con la loro conoscenza e i loro pregiudizi, abbiano un ostacolo per vedere ciò che è evidente. Le loro idee non permettono loro di comprendere ciò che gli occhi vedono, che la ragione impone. I ciechi più grandi non sono coloro che non vedono, ma coloro che vedono soltanto ciò che vogliono. Noi possiamo meravigliarci per una tale durezza e possiamo anche domandarsi, ma noi non siamo immagine di tali persone. Se qualcuno non mi piace, non siamo forse contro questa persona, qualsiasi cosa faccia. E nel bene che fa, cercheremo il male. E gli dice, se uno fa del bene, diciamo che è egoista e lo fa per se stesso. L'avvento è il tempo di preparazione, il tempo nel quale siamo invitati a imparare qualcosa di Dio, di noi stessi, per vedere bene la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre opere. Dobbiamo imparare a non aver sempre ragione. Siamo imparati a comprendere che i cieli non crolleranno se noi diciamo sbagliato. Dobbiamo riconoscere a noi stessi che possiamo commettere errori, noi stessi, ma il nostro bambino, marito, moglie, amici, anche qualcuno che conosciamo, forse ho parlato male a qualcuno soltanto perché non ho voluto riflettere su di me e sui miei cari, ma pensavo che dovevo difendere sempre ciò che è mio, che vada bene o no. Ma non dobbiamo fare così. Caratteri forti riconoscono gli errori e li cambiano. I deboli continuano a fare errori anche quando vedono di non aver ragione. Bisogna essere pronti per la conversione, per cambiamento, e alla fine siamo invitati a permettere a Dio di insegnarci, di sorprenderci. Per quanto possiamo essere istruiti nella fede, dobbiamo comprendere che non abbiamo tutta la conoscenza necessaria. Così potremo accettare la novità dal Signore. E il Natale quest'anno forse potrà essere un po' più diverso. Potremmo dire, quest'anno ho cercato di sentire Dio anche quando diceva ciò che non mi piaceva. A me e a voi in questo avvento auguro un cuore libero dalle scuse con le quali rifiutiamo il messaggio di Dio. Auguro a tutti di avere un cuore libero per accettare la sapienza che vale oggi e nell'eternità. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre Celeste che desidera che ascoltiamo suo Figlio Gesù. Dona, o Padre, alla tua Chiesa lo spirito di ubbidienza al Vangelo, preghiamo. A ogni cristiano dona, o Padre, lo spirito di sapienza perché comprenda che Cristo è l'unico Maestro della vita eterna, preghiamo. Padre, tocca cuori di tutti gli uomini perché conoscano i tuoi comandamenti e fa che possano viverli, preghiamo. Oh Padre, che tutti i tuoi amici e tutti i tuoi devoti portino frutti della giustizia, preghiamo. Aiuta, oh Padre, a ogni uomo perché possa vegliare nell'aspettare la venuta di Gesù, preghiamo. Dona la pace eterna a tutti i nostri defunti, preghiamo.
Padre Celeste, con fiducia ti abbiamo rivolto le nostre preghiere, ascoltale, esaudiscile per il tuo Figlio nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.